ragazzi, sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi dovevo fare tutt'altro video, ma ho finito di leggere un volume veramente molto particolare di cui voglio assolutamente parlarvi. Oltretutto, stiamo per parlare di una delle ultime novità uscite per conto di Star Comics nella seconda metà del mese di settembre corrente ed è oltretutto un titolo che mi è stato gentilmente omaggiato dalla casa editrice, quindi li ringrazio tantissimo sin da ora. Come avrete letto dal titolo qua sotto, sono qua per parlarvi un pochino di Il giardino dell'Eden di Kaoru Fujiwara, diciamo l'opera che l'ha portata ad arrivare finalmente fra gli scaffali della letteratura manga in Italia. L'autrice è molto importante in Giappone, soprattutto per quanto riguarda le sue storie indirizzate a un pubblico femminile più adulto, e sono storie veramente molto particolari. Ha iniziato ad operare tanti anni fa, poi si è fermata e ha ricominciato negli ultimi anni, quindi comunque è un'autrice che prima di ora in Italia non si era mai vista, ma che in Giappone già comunque contava il suo ben consolidato fandom. Questo è uscito per la nuova collana Wasabi, che ormai conosciamo, è la terza uscita di questa collana, una collana che un po' mi viene da definire una versione Star Comics della Showcase della Dynamite per molti aspetti. Diciamo che secondo me la scelta editoriale è abbastanza simile ed è uscito al prezzo di 12 euro per un'edizione che presenta le bandelle laterali e non ha nessun tipo di pagina a colori. In Giappone era uscito nel 2003 sotto Shōdansha e il suo titolo originale è Rakuen, che sta per Paradiso. Quello che troviamo qua dentro sono in sostanza un totale di quattro racconti molto diversi ma molto simili allo stesso tempo, che vanno a trattare principalmente quelli che sono i rapporti fra gli animi umani, in particolare quell'animo umano ricco di quelli che sono i tormenti e i rimpianti che le portano anche a quell'atto di erotismo molto raffinato e molto onirico sotto certi punti di vista, alla ricerca di quello che è la vera pace che questi animi possono in qualche modo provare a trovare o a raggiungere, quella pace interiore, quella pace quasi paradisiaca che solo un vero e proprio Rakuen paradiso può donare alla persona in questione. Questo è quello che ha lasciato a me la lettura di questi quattro brevi più o meno racconti. Sono racconti che in un modo o nell'altro mi sono piaciuti più o meno, in particolare ho apprezzato gli ultimi due, l'ultimo che è un po' un rifacimento della versione della favola di Cappuccetto Rosso in una veste molto onirica, carnale, psicologica, che mi è piaciuta veramente, veramente moltissimo. E il terzo, che è il racconto più lungo di tutti, che si va a suddividere in tre capitoli, ed è un racconto che rasenta molto anche quello che è l'onirico, il sovrannaturale, ed è un racconto che mi ha veramente molto colpita, soprattutto perché va a trattare uno di quelli che sono gli argomenti che vi dissi anche in qualche video fa, mi incuriosisce molto, che è proprio il rapporto fra fratelli gemelli, ed è quello che avviene all'interno di questo terzo racconto che mi ha assolutamente affascinata e mi è piaciuto veramente tantissimo. Il legame che si crea e che nasce letteralmente fra di loro è qualcosa di veramente molto forte, molto disturbante e mi è piaciuto un sacco. I primi due racconti li ho apprezzati, ma devo dire la verità, non mi hanno presa come magari volevano fare. Si percepiscono quelli che sono i tormenti, i rimpianti, tutto quello che l'autrice ci porta come filo conduttore di questi racconti, ma l'ho percepito di più negli ultimi due, infatti sono quelli che ho apprezzato di più. L'autrice ha un tratto veramente molto particolare, un tratto che si rifà molto a quello che è un tratto più classico, più vecchio. Mi ha ricordato per certi versi, io non ho letto praticamente niente dell'autrice tranne un volume di cui vi ho parlato, che è quello su Maria Antonietta, però ho visto molte similitudini fra il tratto suo e quello di Fumio Osorio, che è un tratto che mi piace molto, un tratto molto raffinato, molto delineato, quasi spigoloso in certi casi, ma che assolutamente si va a mischiare con quello che è un tratto più classico, che va a trattare un po' quella che è l'ambiguità fra i personaggi, la somiglianza e l'uguaglianza fra gli uni e gli altri, e questo forse è un dettaglio che mi ha un pochino disturbato durante la lettura, proprio perché ci troviamo davanti a dei racconti che non ti permettono in particolare di affezionarti ai vari personaggi, tranne proprio il terzo, che è quello più lungo, e lì questo dettaglio un po' va a sfumare fortunatamente, quindi non affezionandoti a nessuno di loro non ti permettono neanche di riuscire in qualche modo a percepire il personaggio diverso l'uno dall'altro, cosa che non avviene, come ho detto, nel terzo racconto, perché è più lungo. E invece avviene tutto quanto in contrario, riesci ad approcciarti a ognuno di loro in maniera diversa e quindi a distinguerli e a seguire le loro vicende, i loro tormenti personalmente. Il tratto, oltretutto, mi è piaciuto molto anche perché ha uno stile
per farvi capire, molto raffinato e l'ho trovato molto fotografico. Cioè, veramente sembra di vedere delle fotografie in movimento, le pose, gli sguardi, tutto quello che li circonda. Non sono presenti particolari sfondi, motivo in più per cui me l'ha fatto sentire molto più fotografico, magari rispetto a tanti altri, però la scelta della ricerca del dettaglio, le pose e tutto proprio mi ha dato quel senso di fotografia. Fotografia lasciata nel tempo e che va a raccontare, unita a tante altre, una storia. Ed è un qualcosa che mi è piaciuto molto come stile, che va secondo me a rendere proprio nella loro unicità, nella loro raffinatezza di sguardi, movimenti e pose, molto quello che l'autrice ci vuole raccontare. Non è il testo migliore che ho letto della collana usciti finora. Credo che Notte dall'appartamento 107 per il momento rimanga il mio preferito, ma stiamo anche parlando di due tipologie di storie molto diverse l'una dall'altra, però anche questo qui secondo me lascia al lettore quello che vuole lasciare, anche se forse rispetto all'altro va più nel dimenticatoio più facilmente rispetto al precedente, ecco, citato. Io spero che venga portato altro dell'autrice perché vorrei comunque approfondirla di più. Questo assaggio non mi è dispiaciuto, quindi spero che arrivino anche altre sue opere per approfondirla un pochino di più. E in generale mi sento comunque di consigliarvelo se vi piacciono quelle letture molto più tormentate, non quelle letture allegre e felici, perché non è niente di ciò. Però sicuramente per lettori che apprezzano di più quelle che sono storie sicuramente più adulte, che vanno a trattare tematiche più tormentate, che vanno soprattutto a prendere analisi quello che è l'animo umano in ogni sua salsa, mi sento comunque di consigliarvelo. Poi ripeto, i disegni sono bellissimi e a me comunque in un modo o nell'altro nel suo essere è comunque piaciuto. Forse diciamo che il prezzo non è il top per il tipo di edizione, però comunque vabbè, se lo si trova anche online lo si può trovare con un piccolo sconto che non fa mai male. Ok ragazzi, il video è finito, mi raccomando fatemi sapere qua sotto se voi avete letto il Giardino dell'Eden, se vi è piaciuto, come l'avete trovato, se in qualche modo vi incuriosiva e se state anche voi approfondendo questa nuova collana Star Comics che comunque sia sta sfornando dei titoli molto interessanti. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi così da non perdervi i prossimi video. Qua trovate tutti i miei link ai social e anche al link d'affiliata al volume con il link di Amazon. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima! Ciao!